Questi miei appunti sono dedicati ad una rievocazione. Domenica è il giorno della memoria. Si ricordano tutte le vittime della ferocia criminale dei nazifascisti. E si ricorda soprattutto la Shoah, il grande olocausto degli ebrei. Conosciamo tutto, oramai si può dire, conosciamo dati, nomi, documenti, ma come diceva Elie Wiesel, che è stato ad Auschwitz ed è stato poi, come dire, Nobel per la pace, Auschwitz è al di sopra dei fatti. Treblinka è al di là della conoscenza. E quindi Wiesel invitava al silenzio. Al silenzio di tacere di fronte ai morti. Ma poi più avanti, in un articolo inedito che è comparso oggi su alcuni giornali, il grande ebreo si chiedeva: ma come fare a parlare delle vittime per portare su di noi la loro verità mutilata, la loro memoria muta? Ecco, e allora abbiamo dovuto imboccare una strada e ci siamo riferiti soltanto al presente per dire quello che sta succedendo, per dire che cosa si sta preparando per onorare i tanti morti e per dare ai nostri telespettatori anche alcuni punti di riferimento. E allora partiamo subito da un libro che esce proprio oggi ed è un libro di Cinzia Ogic, che è una scrittrice ed è una giornalista, la quale con la casa editrice La Nave di Teseo, casa editrice che fu fondata da Umberto Eco, ha pubblicato un libro dal titolo Di chi è Anna Frank? C'è una rilettura della figura di questa bambina, la quale, come dire, ha rappresentato, è il simbolo di quello che è la tragedia di un'infanzia, come dire, deturpata da mani ignobili, perché la Anna Frank, che ha dato al mondo il suo diario, bene, finì nel campo di concentramento prima di Auschwitz e poi fu trasferita a Bergen-Belsen, dove morì di tifo. La Ogic, in questo libro, sostiene una tesi che farà certamente discutere. Dice sostanzialmente che Broadway, Hollywood e tante altre forme di spettacolo e di lettura del diario hanno dato a Anna Frank un volto che non è il suo.
Il diario, secondo Ozick, si è trasformato in un evanescente, come dire, un evanescente nullismo, buonismo, sentimentalismo. Cioè la bambina Anna Frank è stata deebrezzata, cioè non ha più l'identità che le tocca, l'identità di essere ebreo. È diventata una specie, dice la scrittrice, di icona pop. Ma non è questo, bisogna tornare a darle l'identità propria. E la scrittrice, la Ozick, accusa il padre, Otto, il quale ha ricostituito il diario di Anna Frank, accusa il padre di essere stato, come dire, proclive nei confronti dei magnati dello spettacolo. È quindi una tesi molto, molto forte, l'identità ebraica. Da qui potrebbe sorgere la polemica, perché l'identità è un'entità ambigua, specie in questi tempi. L'identità finisce per celare sovranismi, nazionalismi, può portare alla guerra anche. E quindi molti sostengono, e io sono d'accordo con loro, che Anna Frank è stato il simbolo dell'umanismo e del cosmopolitismo, cioè di un mondo affratellato, di un mondo per tutti, perché il suo è in fin dei conti un messaggio, nonostante la tragedia, un messaggio di fiducia nell'uomo. Ecco, questo è un elemento sul quale riflettere e sul quale discutere. Il secondo elemento rievocativo è quello di una intervista che io feci tanti anni fa. Una delle prime mie interviste a Canale 58 con Shlomo Venezia. Chi era questo Shlomo Venezia? Quando io lo intervistai, era l'unico sopravvissuto della Sonderkammer. Che cosa significa questo Sonderkammer? Era la compagnia, il reparto speciale creato dalle belve naziste, peraltro anche spietatamente furbe, il reparto speciale che era incaricato di prendere i cadaveri dalle camere a gas e portarle nei fondi crematori. Shlomo Venezia è morto soltanto pochi giorni fa. Di questa sua funzione, come dire, quasi macabra, non aveva parlato mai con nessuno. E fu qui che rivelò per la prima volta quello che era stato il suo compito ad Auschwitz. Anche perché Primo Levi, che è un altro simbolo ebraico, bene, Primo Levi aveva attaccato questi reparti speciali. E aveva detto che non avevano avuto il coraggio di ribellarsi agli aguzzini nazisti. E lui,
l'uomo Venezia era stato sempre zitto per deferenza nei riguardi di lei, ma per la prima volta qui sciolse il suo segreto. E io ebbi una impressione veramente eccezionale e, se mi consentite, anche dolente, il momento in cui lui tirò su la camicia e mi fece vedere il tatuaggio che portava, il numero che i tedeschi gli avevano inciso a fuoco sul braccio destro. Ed ecco, come dire, vorrei chiudere l'appunto proprio pensando ad un requiem per Shlomo Venezia. E in ultimo vi facciamo vedere, ecco, che cosa c'è oggi di moderno nel nostro presente, e potreste, come dire, orientarvi a vedere o leggere alcuni di questi film che sono in circolazione, film recentissimi, che stanno nelle sale cinematografiche, che ripercorrono purtroppo la tragedia e la storia degli ebrei.